grazie, perché abbiamo avuto qualche defezione, si vede che il blocco del traffico, fritto e altre cose non hanno risparmiato qualcuno dal venire. Comunque vi rubo 30 secondi, perché vi ruberò 3 minuti alla fine, 30 secondi per darvi due informazioni, per darvi i nostri hashtag, in particolare quello locale che è CMRM, per chi volesse, diciamo, nel frattempo, come dire, raccontare che si trova qui con noi e condividere i propri Daily Mornings anche sui social, anche su Instagram, oltre che Facebook e Twitter. E volevo dirvi che il tema di questo mese è Sound. Noi ogni mese abbiamo un tema che è lo stesso in tutti i Daily Mornings del mondo, e il nostro tema di oggi è Sound. E abbiamo l'immenso piacere e anche onore di poterlo affrontare con uno speaker che al quale voglio lasciare subito la parola, perché per noi è molto importante averlo qui oggi. E quindi ho fatto i danni, grazie. E quindi vi passo a presentare Teo Teardo con il suo speech Suono e Memoria. Grazie. Buon dia, ben trovati. Il tema della memoria è un tema che negli ultimi anni mi ha intrigato sempre di più, perché sto diventando più vecchio, quindi è passato più tempo da quando ho iniziato a suonare. Quest'anno ho compiuto 50 anni e tutti mi dicono: oh, 50 anni! E io non ci avevo neanche pensato che erano così, però si comincia a pensare molto di più indietro. Il suono è stato qualcosa che mi ha investito fin da ragazzino, e quindi nel corso degli anni ho continuato a pensare a cosa pensavo del suono, cosa sentivo, come mi arrivava, come mi sono avvicinato, perché facevo le cose in un modo invece che un altro. E qualche giorno fa, in occasione dell'anniversario della strage di Piazza Fontana, che è del 69, io sono del 66, e quando ero piccolo di Piazza Fontana si continuò a parlare per parecchi anni. Probabilmente le notizie nei telegiornali duravano molto più a lungo. Poi quello fu un fatto davvero grosso. E mi sembra 5-6 anni dopo ci fu la strage di Piazza della Loggia a Brescia. E la TV era in bianco e nero e le immagini erano... Io pensavo di ricordarmele bene. Invece mi sono reso conto che per anni ho scambiato la fotografia di Piazza Fontana con Piazza della Loggia. E quella famosa fotografia, che la trovate facilmente in rete, con il buco sul pavimento, che da piccolo mi spaventò parecchio. E mia mamma aveva paura che ci fossero degli attentati, mi ricordo proprio la paura, questa me la ricordo bene. Però i miei ricordi sono completamente mescolati. E quindi per anni ho pensato che una fotografia di Milano fosse la fotografia di Brescia. Ed è proprio un altro pensiero, perché è un altro tipo di attentato con un'altra dinamica, tutto quanto. E qualche giorno fa, parlando a proposito di mio figlio, si paventava l'ipotesi di dislessia, che potesse addirittura essere disgrafico. Adesso non voglio trasformare questo in una seduta analitica, però... Mi ha fatto pensare che forse anch'io lo sono stato, e in quegli anni lì non c'erano delle grandi misure per capire se uno era dislessico, semplicemente a scuola ti davano due pedate e finiva lì. E questa cosa qui in qualche modo me la sono trascinata anche in altri ambiti, soprattutto quello del suono. E forse ci sono diverse cose che ho capito male, con superficialità, e si sono sedimentate nella memoria nel modo sbagliato, portandomi a altre conclusioni. E ho un episodio in particolare che mi ha intrigato molto, e fu un concerto nella seconda metà degli anni 90. Io allora abitavo Pordenone, ero di lì, andai a Treviso, che è una cittadina vicina a Pordenone, per vedere i Neubauten, gli Einstürzen del Neubauten, che erano in tour lì, in un palazzetto dello sport. E fu la prima volta in cui a un concerto io ebbi realmente paura, perché
Mufti, uno di loro, si avvicinò in prima fila. Io ero proprio, lui arrivò proprio al bordo del palco, io ero in prima fila. Aveva un grossissimo masso, una pietra così. Si mise così in questa posizione, tenendo questa pietra sulle ginocchia, qui, e con un martello la colpiva fortissimo. C'era un microfono a contatto, il suono era gigantesco, partivano schizzi di pietra in faccia alle persone, scintille. E lì a un certo punto il loro bassista cominciò a suonare. E io non ho mai sentito un suono di basso così furioso, esagerato come quel concerto lì. Fu un'esperienza gigantesca per me. Io suonavo la chitarra e non avevo nemmeno mai considerato il basso. Cioè il basso mi sembrava quello che nella musica faceva pum 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 nei punti stabiliti. E invece lì c'era qualcosa di davvero, davvero straordinario. Innanzitutto il volume era gigantesco e io ho cominciato a capire che il volume aveva davvero un ruolo determinante nel suono, sia alto che basso. E questo suono di basso mi rimase dentro, soltanto che in un modo probabilmente diverso da quello che realmente stava succedendo. Adesso vi faccio sentire il pezzo che suonarono a quel concerto. Questa è la versione di un altro concerto, non di quella. Ho cercato per anni un bootleg, una registrazione di quel concerto, ma non l'ho mai trovato. E dopo vi racconto cosa è successo. Fatto sentire un breve estratto da Celebrant, che è uno dei brani dei primi album dei Neubauten. È un basso suonato con dei bicordi e ad ascoltarlo qui ora sembra semplicemente un buon suono di basso, ma nulla di che. All'epoca però questa cosa qui a me mi mandò completamente fuori di testa e ci ho messo mesi in cui continuavo a pensare a questo suono. E da lì ho cominciato ad andare a cercare ogni volta la possibilità di tornare a vedere i Neubauten dal vivo e non era esattamente mai più la stessa cosa. Poi questa cosa in qualche modo ho finito di preoccuparmi di quel brano, in quel momento, in quel concerto, ma il mondo del basso mi è rimasto addosso. E, per farla breve, molti anni dopo, cioè qualche anno fa, ero nello studio di Neubauten con cui stavo registrando un disco. E dico, certo però, quel suono di basso lì, io ci ho pensato per anni. Mark Chung, il bassista che suonava all'epoca con loro, smise di suonare il basso e passò al management del gruppo. E così, una volta abbiamo suonato a Berlino, abbiamo fatto un concerto e sbuca Mark Chung, quello di quel suono del basso lì. E gli ho detto, senti, io sono rimasto allibito negli anni 80 quando ti ho sentito suonare il basso. E lui fa, davvero?
Sì, perché non ho mai sentito una cosa così forte, così, così potente, così assoluta. Era proprio qualcosa di definitivo assoluto. E fa, guarda, io non ho mai avuto un gran suono di basso. Anzi, poi fa, ho davvero deciso di smettere perché facevo fatica a suonare. E solitamente dovevo suonare le mie parti di basso tagliandole, rimontandole, perché non ero in grado di suonarle proprio correttamente. E quindi una sorta di mito mi si è frantumato così in 3 secondi. E ho detto, boh, ma forse farà il modesto, farà il simpatico, così. E così l'ho chiesto anche agli altri, a Blixa e all'Orofonico. E tutti mi hanno detto, no, è veramente andata così. Quindi ho vissuto negli anni una sorta di invenzione. Cioè, forse ho assistito a qualcosa di davvero intenso, ma che forse era anche casuale. C'era un suono forte, rimbombava il posto, non lo so. Però questa cosa qui mi ha spinto a cercare altro. Perché poi, riascoltando quel brano in altre versioni dal vivo, ascoltando i dischi loro dal vivo, in effetti quello che io avevo sentito non c'era, e forse è proprio uno sbaglio nella memoria, forse ero distratto, forse ho capito qualcos'altro. E questo aspetto qui mi è successo davvero molte volte nella musica, proprio di confondere delle cose, forse perché nel momento in cui succede un concerto sei rapito da tutta l'energia che arriva, e certe informazioni ti arrivano nel modo addirittura sbagliato, o si è distratti, si guarda altrove. Però nella musica questo aspetto di errore, di percezione sbagliata, è qualcosa che per me è ricorrente. E molto spesso è una storia di errori la mia, proprio di sbagli, di CD che non si fermano. Ma se vuoi suonare, suona. E quindi, bello questo rumore, lo lasciamo. E nonostante suonassi la chitarra e fossi fermamente convinto che la chitarra e poi anche l'elettronica fossero dei mondi che mi interessavano, mi si è aperto un universo con il basso. E così ho cominciato a prestare molta più attenzione a questo strumento. Una decina di anni dopo, veramente ossessionato dalle frequenze basse, dai suoni bassi, decisi di approfondire di più questa cosa qui. Soltanto che io abitavo a Pordenone e non c'erano molte possibilità di studiare musica lì, di conoscere musicisti che facessero questo sul serio. È un posto molto, molto isolato. E all'epoca incontrai questo musicista di un gruppo, si chiamava Scorn. Lui era il batterista di un gruppo precedente metal, si chiamava Napalm Death, e lui lavorava con il dub, e il dub è il regno del basso. E qui, così nella prima metà degli anni 90 scrissi a Mick dicendo, io vorrei capire come si fa a lavorare con questi bassi, e andai a Birmingham, che è il posto dove lui viveva, e c'era un palazzo molto grande con tantissimi studi di registrazione, sale prova, e c'era una comunità nera enorme che lavorava lì, e loro erano quelli che facevano il dub e usavano il basso. E attraverso, come dire, ancora la spinta di quel concerto di Neubauten che vidi, volevo approfondire questo aspetto del suono, e mi sono avvicinato lì e ho conosciuto una musica che conoscevo davvero poco, che era il dub, dove la componente elettronica era determinante e dove il basso scandiva davvero tutto lo scorrere degli eventi. E ovviamente erano tutti musicisti di colore e si domandarono come mai un ragazzino bianco andasse lì a fare queste cose qui, però ero davvero molto, molto attratto. E chiesi di poter ascoltare soltanto le tracce del basso. E il basso nel dub, che non ha un suono molto aggressivo, è più morbido, devo dire, come suono, aveva un attacco morbido e anche un decadimento molto morbido, mi ha fatto considerare per la prima volta l'aspetto quasi ambient che ci può essere. E quindi mi riferisco proprio allo spazio, è lo spazio che c'è tra una nota e un'altra. E non avevo mai considerato lo spazio nella musica in quel modo lì. E anche questo è stato un incontro tutto sommato accidentale, fondamentalmente per sbaglio, perché non avrei mai pensato che attraverso così l'inseguimento di un suono di basso mi ritrovassi a Birmingham in mezzo a una comunità di musicisti africani, giamaicani, a sentire soltanto tracce di basso e immaginarmi tutto un mondo
quasi etereo legato alla musica. E lì in qualche modo per me si è aperto, casualmente, e l'aspetto di casualità nella musica è una costante che continua comunque ancora a esistere. E da lì sono arrivato in qualche modo a quella che è la musica ambient, o soprattutto quello che era in quel periodo lì. Ed è stato grazie a quei lavori, a quel tipo di musiche, che sono riuscito anche ad apprezzare, a capire e forse anche cominciare a suonare anche altro. Perché la mia formazione musicale è molto, soprattutto in quel periodo lì, era molto limitata. Io sono totalmente autodidatta e ho iniziato a suonare in un gruppo punk rock perché bastava sapere i 4-5 accordi ed erano sufficienti per avere una band, fare dei dischi e fare dei concerti. Poi nel corso degli anni ho studiato, mi sono avvicinato anche a tutta la parte teorica, però mi sono trovato nella musica in maniera, devo dire, quasi davvero casuale. E quando ero ragazzino vedevo i dischi e ho pensato che anch'io avrei voluto fare un disco, però mi interessava arrivare direttamente al disco finito senza necessariamente dover studiare. Per me l'aspetto quasi situazionista era quello di fare un album finito senza sapere ancora suonare uno strumento, e più o meno è andata così. Il mio primo disco, che è stato registrato nell'83-84, avevo 17 anni, mi fece accompagnare da mia madre con la sua 126 che aveva un portapacchi sopra, e andammo in una discarica di ferri vecchi e acquistammo due lavatrici compresse, dei trapani e altri oggetti, e io ho realizzato il mio primo album con questo materiale qui, perché con il rumore era, come dire, l'ambito in cui mi sentivo in assoluto più vicino alla possibilità di creare un suono. E il mio primo disco è stato registrato così, con un microfono imprestato e della ferraglia. Poi avevo un eco imprestato, anche quello, e con la voce creavo dei suoni e così, e ho scoperto che potevo usare anche la voce per fare un suono. Ma sono tutte scoperte che sono successe proprio facendo, perché l'idea di base era quella di fare un disco. Cioè, il disco doveva avere una copertina e tutto quanto, ed ero talmente affascinato dal formato del disco che ogni tanto, quando compravo un vinile, lo aprivo, cioè lo scollavo per vedere come era fatto, come era incollato dentro, no? Proprio come se fossi uno che spunta dalla giungla, che vuole vedere come sono fatte le cose, che quindi apre e smonta. Ero totalmente affascinato dall'idea del formato dell'oggetto, perché era un oggetto di comunicazione all'epoca fenomenale. Ormai è diventato, cioè il formato album è praticamente scomparso, no? Però in quel momento lì rimaneva un oggetto estremamente affascinante, di cui io proprio volevo sapere come era costruito, per ricostruirlo, per farlo in qualche modo. Quindi i miei avvicinamenti alla musica, al suono, sono stati così, devo dire piuttosto selvaggi, grezzi, rozzi, anche aggressivi e furiosi. E ho sempre pensato che era veramente la cosa che avrei voluto fare nella vita, ma oggettivamente mi rendevo conto che stavo davanti a due lavatrici schiacciate con una pressa e dei trapani, e così contemporaneamente non sapevo nemmeno se questa fosse una cosa realmente percorribile, no? Anche perché la maggior parte dei miei amici non prendeva sul serio tutto questo, sembrava così, una cosa da freak di provincia che si vuole fare gli eccentrici a tutti i costi. Però quando si è ragazzini c'è quella spinta di incoscienza necessaria che ti fa sperare anche in possibili evoluzioni da questo. Però veramente io ho cominciato a suonare pensando al suono. E questo è il mese del suono. E per me il suono è stato determinante, perché la musica l'ho trovata dentro il suono. E ho cominciato a pensare delle possibilità di scrittura, di notazione all'interno del suono. Ma perché prima non ce l'avevo la musica, non sapevo assolutamente niente. Ho studiato clarinetto da ragazzino, ma proprio lo detestavo, non mi piaceva assolutamente. Quello che imparavo automaticamente lo dimenticavo. E quindi ho cercato delle altre vie, che sono state
così, casuali, perché avevo sentito che c'erano dei musicisti che facevano dei dischi usando soltanto il rumore, ma ne avevo solo sentito parlare, i dischi non si trovavano nemmeno. Quindi è così, una sorta di invenzione della tradizione, dell'invenzione a sua volta. E in questo magma di forse, non so, ma ho sentito dire che fanno così, ho deciso di fare un disco. E quando ho avuto in prestito alcune apparecchiature, un registratore, queste cose qui, poi a un certo punto ho detto sì, adesso bisogna farlo, no? E ti trovi davanti alla realtà, che è la stessa realtà che ho davanti adesso, cioè sei davanti a un registratore e devi agire. E quella furia di quel periodo lì, che sento ancora molto, molto dentro, la sento ancora vicina, anche con una dose di incoscienza, mi ha intanto proprio salvato la vita nel modo migliore, perché ho trovato un universo in cui potermi esprimere, e questo universo qui ha a che fare col suono, e il suono è a disposizione di tutti, c'è. Se noi rimaniamo zitti un attimo, sentiamo che qui dentro c'è tantissimo che sta succedendo, e ci sono molti musicisti che io conosco che registrando 2 ore in questo posto qui farebbero un disco, è anche bellissimo, senza assolutamente muovere una foglia qui. E quindi il suono è stato l'inizio per me, e continua a essere, ed è la continuazione adesso, ma è stato proprio un inizio. Il suono era sufficiente per giustificare l'idea di un disco, l'idea di una performance dal vivo. E abbiamo usato, io e altri miei amici all'epoca usavamo esplosivi tipo carburo, gas, oggetti, corrente elettrica, oggetti che potessero muovere qualcos'altro, spostare l'aria e quindi creare del suono. La corrente elettrica è sempre stato, o le linee telefoniche sono sempre stati tra i miei oggetti preferiti per creare soprattutto le parti ritmiche della musica, applicando dei microfoni a contatto nelle prese elettriche, lasciando un filo scoperto, infilando mezza presa, si creano delle interferenze che, registrate e poi riorganizzate, diventano la maggior parte delle ritmiche. Se qualcuno ha avuto modo di ascoltare la musica che faccio, tutte le parti ritmiche sono fatte così. Ho anche una batteria elettronica che però, quando l'ho comprata, ho pensato di aver buttato immediatamente dei soldi, perché faceva proprio tum-cia, tum-cia, cioè, che poi è quello, no? È una batteria elettronica, era pensata per fare quello. Ma fortunatamente, anche lì un caso, ci fu un'alluvione. L'alluvione ricoprì di fango sia un sintetizzatore che una batteria elettronica che avevo, e si sono decisamente guastati, e quella batteria ce l'ho ancora, e adesso fa i suoni migliori del mondo, perché è tutta completamente, ha un suono che è totalmente lacerato, non risponde ai comandi, però davvero fa quello che mi serve, che mi interessa. E anche qui è un altro modo per non prendere la strada principale, ma per cercare di guardare al mondo del suono da un altro punto di vista. E questo è un aspetto che mi ha sempre interessato a proposito del suono e dell'utilizzo della tecnologia, cioè usare i macchinari non per lo scopo con cui sono stati concepiti, ma per fare altre cose. E poi questo è un concetto che ho applicato alla musica per spostarmi di lì, nel senso, se la batteria elettronica mi interessava molto di più nella sua versione danneggiata con il fango dentro, anche altre musiche hanno cominciato a interessarmi da quel punto di vista lì. Vi faccio sentire 2 cose. Prima, questo brano, allora come esci tu? Eccolo lì. È timido. Abbiamo una mezz'oretta di tempo, quindi cerco di andare più velocemente possibile. E c'è un brano che si chiama Warm Leatherette, e questo è il CD Normal. Daniel Miller, l'uomo che ha scritto e registrato questo pezzo qui, è il produttore della Mute Records, che è stato produttore di Depeche Mode. Insomma, Erasure ha inventato un mondo di musica pop legata all'elettronica, ma basata fondamentalmente sul suono, oltre che sulla scrittura, ma soprattutto sul suono. E una mia amica aveva questo disco qui,
credo lasciato dal fratello quando se ne andò di casa, e il vinile, e io ascoltai questa canzone per anni. C'è soltanto, cioè, nel disco c'erano due o tre brani, ma io ascoltavo soltanto questo. E perché ve lo faccio sentire e poi così ve lo dico, che ha più senso. Ecco, questo qui è un brano proprio iconico della musica elettronica, siamo nella seconda metà degli anni 70 e io questo brano credo di averlo ascoltato nell'81, 82, ero giovanissimo, ma mi colpì in maniera devastante perché è quasi atonale e questa cosa mi mise immediatamente a mio agio, nel senso che se non sai suonare e non sai usare le note, in qualche modo rifuggi da tutto quello e quindi cerchi di ascoltare della musica che sia il più atonale possibile, quindi con una componente ritmica molto pronunciata. E per me è stato molto accogliente questa musica, e la usavo anche la sera per addormentarmi perché mi metteva assolutamente a mio agio, cioè mi dava la possibilità, basando quasi tutto il lavoro di scrittura sul suono, dicevo ma allora si può fare sta roba, cioè anche questi qui fondamentalmente non penso che sappiano suonare, sennò userebbero un sacco di note. C'erano dei miei amici che ascoltavano i Genesis in quel periodo, io odiavo i Genesis e tendenzialmente anche chi li ascoltava, e ancora, anche adesso, perché facevano musica con degli assoli insostenibili, e era tutto enfatico, tronfio, e negli anni 80 c'era ancora tutto il peso degli anni 70, no? Io dicevo sempre, ma quando è che arrivano gli anni 80? È vero ci sono i Joy Division adesso, però c'è ancora Phil Collins, che però ha fatto un paio di pezzi niente male. E insomma, questa cosa qui per me era molto accogliente, era proprio come una pancia calda che ti teneva lì, un seno che ti coccolava. E fortunatamente dall'Inghilterra arrivava molta musica così, e a me questa cosa qui veramente mi ha rincuorato, perché non è che avessi deciso di non imparare a suonare, di non conoscere l'armonia, altro. Cioè quello sarebbe comunque successo, l'ho sempre sentito che sarebbe successo, ma io avevo anche un'urgenza, no? Cioè, tipo, e adesso che si fa? Adesso cosa abbiamo a disposizione? Un registratore, un synth, un microfono e poche cose, esattamente come questa musica qui, e quindi ho detto con questo bisogna agire. E questa cosa mi è rimasta talmente dentro che molti molti anni dopo, nel 2004 mi sembra, ho rifatto questo pezzo qui, l'ho registrato con uno straordinario violoncellista americano, si chiama Eric Friedlander, suona con John Zorn in Masada e con alla voce Scott McCloud, che è il cantante di un gruppo di New York che si chiama Girls Against Boys, e sono passati un sacco di anni nel frattempo, e anche con una consapevolezza armonica e molto che si è allargato nella musica, non sono più soltanto ossessionato dal rumore, ma c'è anche tanto altro che mi... E così sono ritornato su questo, questo è l'unico brano mio che vi faccio sentire, non mi piace stare qui a far sentire la mia musica, ma ve lo faccio soltanto ascoltare per capire un passaggio e come certe musiche che sono state fondamentali in un passato possono ritornare nel presente e
concedermi anche un'apertura verso altro. Adesso vi faccio sentire la versione che abbiamo fatto noi. There we go. Alzalo un po'. Sono passati circa 20 anni in cui ovviamente la vita cambia moltissimo, anche radicalmente, e mi sono davvero divertito. Questo qui è una sorta di ghost track, non è nemmeno indicato nell'album questo brano, è alla fine. Era un disco che avevo fatto con Eric, ispirato alle poesie di Pasolini, e Warm Leather Hat ovviamente non c'entrava assolutamente nulla né con Pasolini né con... Intanto che l'abbiamo infilato segretamente nel disco. Uno se al... quanti brani ha il disco? Mi sembra 13. Ecco, questo è il 14esimo e non è nemmeno indicato nella scaletta. Però è stato un divertimento dove 20 anni dopo aver ascoltato per la prima volta quel brano lì, ho pensato di chiedere a un violoncellista di suonarlo come mi sarebbe piaciuto suonarlo a un cantante, di fare quello che avevo in mente, e addirittura azzardando anche un cambio di tonalità nel brano, e quindi proprio giocando anche con l'armonia. Ma rimanendo sempre in quella dimensione del suono che fondamentalmente costruisce questo pezzo. E sempre a proposito di suono, un altro aspetto che per me è stato fondamentale nel momento in cui ascoltavo Warm Leather Hat di Normal, era un altro tipo di musica che in quel momento stava cominciando a circolare anche in Europa, che era l'hip hop. Sia il primo che il secondo album di un gruppo che si chiama Public Enemy per me sono stati davvero fondamentali, perché per questioni cronologiche avevo seguito quello che era successo dopo il punk, che comunque era una musica basata sulle chitarre, e io suonavo la chitarra, e in quanto chitarrista ho sempre cercato di ascoltare musica dove non ci fossero le chitarre, nel modo più, come dire, per cercare di allargare un po' i miei orizzonti. È per quello che Normal prima con i sintetizzatori mi aveva proprio affascinato, perché è proprio un universo completamente diverso, quello della chitarra, soprattutto se si è maschi e se si è adolescenti o post-adolescenti, è un orizzonte esclusivamente ormonale, proprio da maschi, con i primi peli che crescono e questa roba qui. E a me dopo un po' questa cosa mi stancava, è come se avesse un orizzonte sempre molto, molto breve. Allora cercavo altro dalla musica, e vi faccio sentire, prima di commentarlo, questo brano di Public Enemy. Too black, too strong. Too black, too strong. Yo, Chuck, he's got his dribbles to still front on us. Don't know when you do this, cause we always do this. Yeah, boy. Bass, how low can you go? Death row, what a brother know. Once again, back against the incredible rhyme. Be incredible, be Public Enemy number 1, 5, 4, 6, 3. And I got numb, can I tell them never really never had a gun? But it's the wax that is working and it ain't fun. Now they got me in a cell with my records, they sell. Cause a brother like me said, well, now I come across and I think you're one of them too. What they can say to you, what you want to do is follow.
radio station. Ok. Mi piace questa coda, sempre è fantastica. E questo era un Public Enemy, e con una dose di aggressività non solo verbale ma anche proprio sonora, tanto che all'epoca sembrava che fosse ritornato in qualche modo il punk, ma fosse ritornato attraverso altre modalità, e le modalità sono esclusivamente di suono, nel senso che queste persone usavano una strumentazione molto 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 povera, esattamente come anch'io all'inizio, e basavano sull'utilizzo del rumore le fondamenta del loro messaggio, che era un messaggio politico, sociale, di cui adesso non c'è neanche il tempo di affrontare. Ma fu qualcosa che per me fu davvero importante, perché è come se tutta quella furia che nel post-punk passava attraverso le chitarre fosse riproducibile con altro, con dei sintetizzatori, con delle batterie elettroniche e soprattutto con il rumore. E il rumore è l'elemento primordiale con cui ho veramente deciso di iniziare a suonare. E quando ho deciso di iniziare a suonare era, ok, io adesso voglio fare dei dischi, voglio fare dei concerti, e tutti mi dicevano, sì, ma come? Com'è che fai questa cosa qui? Io prima di imparare a suonare avevo proprio deciso che avrei voluto occuparmi del suono. E dopo 10 anni di questo, dopo una decina di anni di tutta questa furia sonora, rumorosa, fortissima, a un certo punto uno succede anche che si stanca. E un giorno a Pordenone, in questo negozio di elettrodomestici che vendeva anche i dischi, c'erano le lavatrici, queste cose qui, poi in vetrina c'erano dei dischi, vedo questo album, che adesso ce l'ho in CD, ma all'epoca lo comprai in vinile, ed è un disco che ho comprato quando uscì nel 1984, ed è un disco di Harold Budd, il pianista californiano, con Brian Eno e Daniel Lanois, e questa fu una svolta gigantesca, perché di Brian Eno ne avevo sempre sentito parlare, ma i dischi, cioè, non è che fosse così facile trovarli. E poi gli unici dischi che avevo conosciuto suoi erano dischi fondamentalmente di canzoni. La famosa serie Ambient di album, nessuno dei miei amici ce l'aveva. Era un periodo in cui tutti avevano i dischi dei Dire Straits, ahimè, e non c'erano questi dischi qui, proprio no, era difficile. E così comprai questo disco di Brian Eno, ed è un disco dove lo spazio è un elemento determinante. Mi ricollego a quello che dicevo prima del basso, che seguendo le onde del basso ho cominciato a pensare che ci fosse la possibilità di avere uno spazio nella musica. Perché, ad esempio, questo brano che vi ho suonato poco fa di Public Enemy, tutto ha tranne che del vuoto, del silenzio, è tutto frontale, tutto arriva in faccia, è una sberla. E questo che vi faccio sentire adesso, un estratto, è probabilmente il disco a cui sono in assoluto più legato da sempre, proprio perché sono arrivato a questo come una sorta di necessità. Quando l'ho ascoltato era una specie di necessità, avevo proprio bisogno di staccarmi dalla massa di rumore che mi aveva contenuto fino a quel momento. È come se fossi stato per 10 anni dentro un vasetto di marmellata chiuso lì. Ho visto dei vasetti prima, in qualche modo ero chiuso lì dentro e avevo necessariamente bisogno di spazio, di uscire, e questo qui è il disco. Thank you.
mia mamma disse: che bello questo disco, perché dopo anni di torture di tutti i tipi. E io gli dico: ma ti piace davvero? È bellissimo questo disco, finalmente hai un disco bello. E c'era ancora viva mia nonna, che diceva: ma che musica ascolti, eh? E io rimasi abbastanza colpito, no? Perché, cioè, da casa mia arrivava sempre una contraerea rispetto a tutto quello che pensavo e facevo. C'era proprio un'azione di... c'era una diga costante contro tutti i suoni che ascoltavo, che credo sia anche normale, no? E così ascoltai questo disco qui, e una fidanzata con cui ero in quel periodo, una ragazza, i miei erano fuori casa, e così lei è venuta, siamo stati un paio di giorni a casa mia, e ci siamo baciati e ribaciati, e io avevo messo su questo disco e funzionava un casino. Mentre quello era un ambito in cui, cioè, in situazioni sentimentali, sessuali, io non potevo mettere dischi. Cioè, qualsiasi disco che avrei messo, rovinavo tutto. E dopo un paio di volte che lo fai, capisci che il giradischi resta spento. E invece questo disco qui è stato un classico, tanto che in vinile ne ho comprate due copie, ce l'ho in due o tre copie anche in CD, ho il download, cioè sono assolutamente coperto da quel punto di vista, perché è successo qualcosa di molto forte, no? Se tu puoi baciare qualcuno e questo non se ne va dopo 20 minuti, è un buon segno, è un buon segno, vuol dire che quello che sta succedendo in quella stanza lì ha qualcosa che ti trattiene. E non ho detto stanza a caso, perché è un luogo, è uno spazio, è un ambiente. E questa musica qui, a differenza di tutte le altre musiche che fino a quel momento lì mi avevano coinvolto e che mi intrigano ancora, non ho assolutamente chiuso con il rumore, anzi è proprio un mondo che amo ancora molto. Però ho cominciato a vedere delle possibilità per il suono di andare altrove. E così ho cercato di seguire il più possibile la musica di Brian Eno. In seconda superiore, in terza superiore, andammo in gita di classe a Bologna. E a Bologna c'era un negozio di dischi strepitoso che esiste ancora, si chiama Disco d'Oro. E così col negoziante, che è sempre lui, gli chiesi se c'era modo di poter comprare a rate dei dischi, e lui ci accordò questa possibilità, e quindi un po' alla volta comprai tutti i dischi che riuscivo a trovare di Brian Eno, perché Bologna era una città civile, c'erano i dischi. Pordenone non c'erano i dischi, cioè è molto, molto difficile trovarli, e quindi da fuori di lì cominciavano ad arrivare delle musiche che in quel momento altrimenti sarebbero state impensabili, inavvicinabili. E poi la vita è sempre un mescolone, no? di varie esperienze, quindi questa esperienza qui si è innestata completamente nella precedente. E grazie a questo disco qui e al suono del pianoforte ho cominciato un altro tipo di avvicinamento anche alla musica classica, ad esempio. E poi sono sempre strati, no? Una sovrapposizione di esperienze, di solito una non esclude mai l'altra, anzi ho sempre pensato che poi questi mondi qui potessero realmente parlarsi, e nel corso del tempo, avendo anche avuto sempre una grande passione per il cinema e quindi anche per la musica che c'è al cinema, ho cercato di mescolare, di fondere queste esperienze, quindi di pensare ad esempio agli strumenti legati alla tradizione classica, penso soprattutto agli archi, ho sempre pensato che potessero stabilire un loro rapporto anche con il rumore, anche con l'urgenza furiosa di certe musiche che vi ho fatto sentire prima, perché ripeto, un'esperienza non dovrebbe escludere l'altra, e sono belle queste scariche di rumore improvvise che arrivano. Vi faccio sentire una cosetta. Ah, se c'è qualcosa che non è chiaro, chiedetemelo pure. Cioè, non è che sto qui a parlare da solo come un dittatore. Cioè, interrompetemi
contestatemi, ditemi quello che volete. Io volevo fare una domanda su Dire Straits. Non rispondo a domande su Dire Straits. A scuola mia c'era una ragazza che tutti dicevano fosse una delle ragazze più belle del mondo, ma io... Il mio amico Massimo diceva, però ascolta, e quindi non credo che abbiamo neanche mai arrivato alla parola. Ma nulla contro i Dire Straits, ovviamente, nel senso che c'era un certo tipo di rock molto formale, molto, molto maschio, molto così... fisico, nel senso peggiore, nel senso muscoloso, ecco, non fisico nel senso di... Ah, questa è una cosa che mi ha fatto la mente, una cosa che mi ha detto Colin Newman degli Wire. Gli Wire era una band che ho amato moltissimo, e loro hanno fatto una carriera, soprattutto nella parte iniziale, con degli album davvero straordinari. Sono i loro primi 3-4 dischi che sono d'antologia e sono molto spigolosi, arrivano al periodo di tra il punk e il post-punk, in quella fascia lì che va dal 76, fine 76 all'81. Sono dischi angolari, spigolosi, nervosissimi, con le chitarre ridotte proprio all'osso. E lui diceva, all'epoca, per offenderci, ci dicevano che eravamo delle ragazze. E che eravamo delle ragazze che suonavano musica per ragazze. E la stampa o anche le persone, proprio per offenderli. E questo aspetto in qualche modo l'ho collegato alla mascolinità, no? Cioè, di Dire Straits, in quel tipo di rock che doveva essere maschile, proprio è come se apparissero dei testicoli quando si dice. E io non ho bisogno nella vita di guardare dei testicoli, cioè non è una cosa che mi interessa. Mi interessa sentire la musica davvero, senza che abbia necessariamente una connotazione di quel tipo lì, no? Che poi spesso è una giustificazione per avere un equilibrio, per stare in piedi, mentre la musica dovrebbe stare in piedi indipendentemente da questo. E mettere nell'angolo qualcuno accusandolo in modo orribilmente maschilista, dicendo è musica per ragazze, così. Poi alla fine ho ascoltato un sacco di questa musica per ragazze, negli anni, perché era quella che mi interessava di più, la trovavo la più coraggiosa, la più spigolosa, la più... quella che poteva mettere in discussione le cose, che erano degli aspetti di mentalità della musica, che attraverso il suono ci sia una sorta di dichiarazione di intenti, dove uno dice a me non piace com'è lo stato delle cose, proprio non mi piace, non sono soddisfatto di come va il mondo, non sono soddisfatto della maggior parte della musica che sento, e questo, attraverso questa musica qui racconto il mio punto di vista, che è una forma anche di contestazione costante che c'è, che io ho trovato in tantissima musica, anche musica che arriva da ambiti accademici. E adesso vi faccio sentire un estratto da Music for 18 Musicians, è un disco di Steve Reich che è uscito in diverse edizioni, e più o meno siamo sempre nello stesso periodo, questo qui del 78, ed è un disco dove l'aspetto della ripetizione mi colpì tantissimo, e anche in questo disco mi ritrovai a casa, perché soprattutto quando iniziai a suonare non sapevo assolutamente cosa fare, quelle due o tre frasi che sapevo le ripetevo all'infinito. Un po', non so se vi ricordate Down by Law, quel film di Jarmusch in cui Benigni parla in inglese, e Benigni ripete sempre le solite tre parole perché non sa nient'altro. Che qualcosa che poi, tra l'altro, quando vedi quel film, in qualche modo era un'esperienza che ho provato anch'io, perché alla fine delle scuole superiori andai in vacanza in Inghilterra per una settimana e poi rimasi lì circa un anno e mezzo, decisi di non tornare a casa perché ho trovato un lavoro in un ostello per studenti e non sapevo assolutamente l'inglese, e quindi ripetevo le solite 10 frasi in continuazione, dicevo sempre le stesse cose, che è un meccanismo per trovare una sorta di sicurezza, no? Ti senti più a tuo agio. E poi la cosa interessante è questa, è che ripetendo sempre le stesse frasi, capirle così bene che quando un inglese ti sente dire quella frase lì, è assolutamente convinto che tu sia inglese. Però non ti puoi spostare di lì perché poi frani e non sai assolutamente nient'altro.
E per me la musica per un periodo molto lungo è stato riuscire a fare soltanto pochissimi passaggi e riproporli in continuazione, finché mi sentivo in qualche modo sicuro, a mio agio. E poi però questa cosa mi è rimasta. Avendo allargato gli orizzonti, studiato alcune cose, approfondito altre, poi quel meccanismo mi è rimasto dentro, e quindi quando scrivo tendo comunque a ripetere le stesse cose finché trovano una sorta di equilibrio. E tutto questo si estende, tornando al suono e quindi all'ascolto, in una fase che mi ha sempre intrigato molto e ha a che fare con la memoria. Cioè, quando scrivo un brano, lo registro, poi non so se sia finito o meno, ma lo ascolto. E a volte mi capita di ascoltarlo anche per 5-6 giorni di fila. Poi smetto di ascoltarlo, lo riprendo una settimana dopo e riprendo ad ascoltarlo. E c'è una sovrapposizione tra quello che mi ricordavo della settimana precedente e quel momento specifico dell'ascolto. E a volte il brano è finito così. A volte mi sembra che una scrittura si completi soltanto ascoltandola. Però magari a volte ci sono 250 ascolti, dello stesso, senza assolutamente alcun tipo di intervento. Ma poi c'è, nella memoria e nella percezione di questo brano qui, c'è qualcosa dove combacia e dici, ah, ok, è esattamente così. E comunque sono 2 settimane che non tocchi quel pezzo, lo stai semplicemente ascoltando. E ho cercato di riflettere se questa qui fosse una sorta di autogiustificazione, tipo anche di pigrizia, non so. Però per me ascoltare quello che ho fatto è uno degli elementi davvero che hanno a che fare con la scrittura. Ed è come se qualcosa a un certo punto nella tua memoria debba trovare un punto in cui combaci, in cui davvero le cose si incontrano e dici, ok, il pezzo è finito. E poi ovviamente mi dico, vabbè, cavolo, però era già finito 2 settimane fa, potevo anche rendermene conto in quel momento. E in quel momento non me ne rendo conto. Lo so benissimo che non lo posso stabilire. Quindi nel mio modo superandi c'è quello di scrivere, registrare, mixare, ascoltare un po' di volte e poi lasciarlo decantare nella memoria. E ci penso a questo brano. E c'è una cosa che una volta mi ha raccontato mia moglie che fa, di cui sono molto invidioso, perché lei ha una memoria, secondo me, formidabile. E mi ha detto che quando va a letto, se ha scritto delle cose, vede la schermata del computer di quello che ha scritto, vede che ha fatto degli errori, la mattina dopo si alza e li corregge. Io sono convinto ancora di stare con una persona normale, però fa questa cosa qui che invidio tantissimo, cioè la possibilità di visualizzare nella memoria quello che hai fatto e, passando al setaccio, individuare degli errori. Credo che in maniera analoga questo mi succeda con la musica. Nel senso che quel periodo, che di solito passa una settimana da quando finisco di ascoltare un brano a quando riprendo ad ascoltarlo, in quella settimana ci penso continuamente e mi rimane lì e continuo a lavorarmi nel retro della mia testa. Ci penso. Poi ovviamente non mi appare una schermata nella notte io dormo, però poi quando lo riascolto sento che alcuni gangli proprio si toccano. E di solito quando questo accade vuol dire che il pezzo funziona, almeno per me, ed è chiuso ed archiviato, e poi non lo ascolto più, poi non ci passo più. Mi capita di ripassare la musica se la devo suonare e eseguire dal vivo, ma se no poi non lo ascolto più. È proprio è come se qualcosa si fosse veramente esaurito. Gli ascolti che faccio sono poi per controllare il master, se nella stampa è a posto, se il disco suona bene, queste cose qui. Ma poi si chiude proprio un processo, perché c'è qualcosa di quasi ossessivo e logorante nella ripetizione dell'ascolto, ma anche nell'ascolto mnemonico. Quando sei lì e ragioni su quello che hai fatto, e lo fai anche quando sei in macchina al semaforo e pensi, e questo suono ti torna, arriva, ce l'hai proprio intorno, di giro. Forse ha anche a che fare col tipo di scrittura che faccio, che è molto ripetitiva, quindi mi consente anche di pensare più facilmente. Se scrivessi un pezzo
non so, adesso ovviamente non mi viene in mente nessun esempio, ma se scrivessi un brano complicatissimo con 200.000 variazioni non ci sarebbe modo di ricordarlo, però probabilmente con la mia scrittura riesco a farlo e ragiono su quello che ho fatto così. Poi faccio un ascolto definitivo di controllo in studio e quando tutto combacia direi che ci siamo. Vi faccio sentire un piccolo estratto di Steve Reich, Music for Lighting Musicians, a proposito della ripetizione. È un brano straordinariamente bello, se non l'avete ascoltato vi consiglio di farci un giro. È una composizione che dura circa un'ora, sono una serie di fasce che ritornano costantemente e ricreano in modo molto cinematico una serie di orizzonti che dal punto di vista emotivo sono estremamente forti. E l'ascolto di questo lavoro per me è stato determinante anche per, che ne so, penso per quello che faccio al cinema, che è un tipo di composizione molto più orizzontale rispetto che a una composizione verticale con una serie di eventi che arrivano. Invece questo lavoro è molto vicino a quello che è la musica techno, dove ci sono 8 anelli che si muovono costantemente con l'azione del mixer, si apre e si chiude una cosa e la musica ha un flusso che va avanti costantemente. E quando lavoro al cinema tengo sempre molto in considerazione questo aspetto qui, come se ci fosse sempre tutto un fluido con tantissime tracce che si muovono costantemente, quasi tutte simili, che rimbalzano l'una sull'altra. E che il cinema ha una sorta di, come dire, di capacità di rivelare dei meccanismi psichici che hanno a che fare con la memoria. Sembra proprio, quando si è comunque ovviamente davanti a un film interessante, a volte non succede, ma va a toccare una serie di possibilità, di capacità di attenzione, di ricordo, di memoria, che con un certo tipo di sonorità vengono ulteriormente evidenziate, amplificate. E non è che penso che ci debba essere della musica costruita appositamente per il cinema, anzi, questo tipo di musica poi per me è anche la musica che faccio indipendentemente dal cinema. Tanto che ormai ho talmente confuso gli ambiti che non penso più a musica per il cinema, per il teatro, per i dischi, per me ce n'è soltanto una che abbraccia tutto quanto e che man mano che passa il tempo sovrappone sempre più cose, anche nel passato. Non ho assolutamente un carattere nostalgico, che bello che muore il fuoco. Non ho
problemi di nostalgia, certe cose vengono chiuse, archiviate, rimangono lontanissime nel tempo. La cosa interessante è che in modo inaspettato te le ritrovi comunque dentro quello che stai facendo e ti trovi a 50 anni con delle riflessioni che hai fatto magari a 16 anni e che si incrociano e dici ma guarda, me la trovo così in mano, insomma, e anche casualmente, e l'aspetto della casualità, nonostante la musica sia anche un percorso di studio, di ricerca, anche molto serio, la casualità, l'errore, gli sbagli sono proprio degli elementi determinanti per me, perché sono degli accidenti mnemonici che dal punto di vista creativo penso proprio mi aiutino e mi assistano nel continuare ad andare avanti. E con questo io vi ringrazio. Grazie a te, Teo. Io permetto che la mandare avanti anche fino a stasera, però perché veramente ti ringrazio. Soprattutto volevo dire, prima magari se volete fare qualche domanda, volevo dire che ringrazio Teo per la semplicità e l'entusiasmo con cui ha accolto il nostro invito di venire qui a raccontarci delle cose oggi. E questa cosa veramente per me è stata una cosa grande, grazie. Mi ha colpito una frase che hai detto verso l'inizio, che è stata: la musica l'ho trovata nel suono, e l'ho trovata una frase che sintetizza molto di quello che ci hai raccontato oggi. E niente, mi piaceva sottolinearla, l'avrei vista bene come sottotitolo per quello che ci hai raccontato. Se qualcuno ha delle domande. Io voglio chiedere, è abbastanza semplice, vabbè, provo a parlare ad alta voce, ma serve, sì, grazie. Ok, volevo chiedere, hai parlato di una settimana di silenzio, diciamo, dopo la produzione del pezzo, volevo chiedere quanto imposto, quando te autoimponi, cioè se ti hai la curiosità di ascoltare il pezzo, se lo fai, oppure, ma più o meno come la torta di mele, no? Ha bisogno di un tempo di cottura, la torta di mele l'abbiamo usato prima che era squisita, cioè c'è un tempo di cottura, e ognuno ha quel tempo che dipende su tutto, dai propri ritmi interni, però per me una settimana mi porta al distacco necessario per poi affrontare in maniera abbastanza obiettiva quello che ho fatto. Grazie. Ecco. Io invece volevo ringraziarti da musicista, perché tu hai parlato delle tue influenze, però parliamo di quanto tu hai influenzato e stai influenzando molti musicisti di oggi, compreso me. Cioè, io se devo pensare a un suono, ti prendo in considerazione in una gran percentuale e ti metto là nella mia mente quando sto pensando a quella cosa. E quindi ti volevo ringraziare, sei un fiore all'occhiello dell'Italia, quindi all'estero soprattutto. Quindi grazie di tutto. Grazie, mi emoziono. Se non ci sono altre domande... Ok, allora io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Vi rubo 2 minuti che vi racconto 2 cose e poi se volete mangiare qualcos'altro, fare 2 chiacchiere o comunque tornare alle vostre attività, cominciare le vostre attività di oggi. E, vi racconto che Creative Mornings è un format che è ormai in quasi 160 città nel mondo, che dal 2008 parte da New York nel 2008 e si è diffuso in giro. E praticamente il concetto che vogliamo portare avanti è quello di creare degli incontri, delle piccole conferenze ispirazionali al mattino su un tema che è poi lo stesso in tutto il mondo e che localmente interpretiamo con le persone che pensiamo possano diciamo essere di ispirazione per la nostra giornata, per la nostra creatività, per la nostra vita, e ci aprono dei pensieri che possano essere diversi da quelli che facciamo solitamente e che ci possano ispirare. Volevo tutto, c'è un'organizzazione a livello mondiale, come appunto vi ho accennato, che chiamamente è possibile grazie a 3 sponsor principali globali mondiali, che sono MailChimp, Shutterstock e Wix,
Noi localmente ci avvaliamo della collaborazione di chi ci sostiene. Oggi la colazione, una buonissima colazione che avete potuto assaporare, ci è stata offerta dall'agriturismo Borgo d'Oro di Magliano Sabino. Il caffè ci è offerto da Metodo, che è con noi già da qualche evento, che ringrazio anche loro particolarmente. E, è stato sostenuto l'evento da Mediatools, agenzia di comunicazione di Roma, dal consorzio Zoo di Berlino, che è stato partner per la produzione dell'evento, LC e Cose Belle, partner di comunicazione. E ringraziamo chiaramente il Monk che ci ha ospitato, e ringraziamo tantissimo anche per il modo con cui ci avete ospitato, veramente grazie di cuore. Vi ricordo i nostri hashtag, i nostri mezzi. E veramente ringrazio tutti per essere qui questa mattina, anche chi poi non è venuto, e vi do appuntamento a gennaio, seguiteci e avremo sicuramente altre cose da fare insieme. Buona giornata, grazie.